Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Quello che vedete qui davanti a noi è il monumento ai caduti di Como. È un monumento tra i più importanti, con una storia anche importante, ovviamente, che ricorda le vittime della guerra mondiale. E qui al monumento ai caduti, cari amici, domani e poi anche sabato sera ci sarà uno spettacolo molto suggestivo. Ve lo presentiamo oggi, adesso vi facciamo solo un'anticipazione, oggi a mezzogiorno, ve lo anticipo, vi faremo vedere le prove di coloro che danzeranno qua. Sì, lo so che sembra strano, faranno uno spettacolo di danza suggestivo all'interno degli eventi di Como Estate, della rassegna estiva del Comune di Como, lo faranno qui, appesi lì sulle pareti verticali, ovviamente lo faranno in massima sicurezza, ma è uno spettacolo di grande suggestione e di grande fascino. Quindi domani sera ci sono due appuntamenti, poi oggi avremo l'assessore Colombo che ci spiegherà tutto, assieme anche a Barbara Minghetti, ci spiegheranno tutto perché domani davvero è un momento suggestivo qui. Monumento ai caduti, volevo ricordarvi una cosa, appunto, una delle tante magari particolari che non sempre succede e succede qua domani appunto al Monumento ai Caduti. Intanto una bella brezza, quella che arriva dal lago questa mattina con il cielo coperto, con le nuvole che per il momento vincono sul sole. Ci sono i nostri saluti, i vostri saluti, scusate, mi sono perso via. Cristina, Italo, Silvana, Enrico che ci dice 22 gradi, 79 di umidità. Grazie Henry. Sì, 79 vuol dire tantissimo. Margherita dalla Sardegna, Cinzia, buongiorno. Marinella, Silvana, Paola da Ferrara, Rosa e Lino, Lino dall'Alto Lago, buongiorno a te, ciao Carolino, Jean da Germasino, Adriana, Elina, buongiorno da Palosco, buongiorno, buongiorno Elina, Graziella, buongiorno a te dalla Val d'Intelvi e Fabiola, Massimo invece ci scrive su da Bormio, Alta Valtellina, Adriana da Montano, forse arriva l'estate, ieri giornata calda e anche oggi, cara Adriana, a proposito di Montano, questa mattina c'è il tuo sindaco, il nuovo sindaco che viene a trovarci alle 8:30, se vuoi seguirlo ovviamente, Sandra, Ornella, Ganes, poi Fabiola. Fabrizio, e poi c'è Katia da Seregno, Rossella da Messina, fedelissima anche lei, assieme alla nostra Paola di Ferrara. Ciao, buongiorno Rudy, buon mattino alla comunità nostra. Ciao Marina, Cecilia, Virna, poi c'è Giacomina, Luisa, che saluto, Fernanda, ciao Sergio e anche Sherry. Buongiorno a tutti, un affettuoso saluto Vilma, buongiorno a te, Orazio, anche lui da Canossa e Lorenza. Ma c'è anche la nostra Marilena, presente sempre anche lei, c'è Rosina, c'è Giuseppe, buongiorno. Buongiorno ancora a tutti voi, Giampaolo da Milano, da oggi qualche goccia scenderà, ma non lo so, è un po' coperto, Giampaolo. Ciao anche ad Elisabetta, Sergio è molto grigio, però Sergio, guarda là, soprabrunate, guarda, guarda che un po' di sole sembra uscire. Poi Rosa Maria, un affettuoso saluto, dicevo, lo facciamo anche oggi agli studenti, primo giorno ieri, tensione, batticuore, emozione, insomma per la maturità, seconda prova ragazzi questa mattina, Rosa Maria, Maria Rita, ciao Loretta, un'altra bella giornata nuvolosa e nuvole Loretta ce ne sono quante ne vuoi oggi, anche, guarda ce ne sono veramente tanti, c'è anche lo stadio che so che tu sei una tifosa, quindi puoi gustarti anche lo stadio. Andreina, e poi un saluto da Monaco alla nostra amica Angela. Ultimo giorno di primavera, ci ricorda Enrico. Oh cavolo. Raffaele ci scrive da Torino con Laura e Cristiana. Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a voi. Gloria, Romeo, sopra qua a Brunate, ragazzi, sopra il Tempio Voltiano, guardate, sta per forse uscire anche un timido raggio di sole. Romeo e Simona, buongiorno anche a voi. Ripeto, allora, mezzogiorno, non perdetevi l'appuntamento, vi faremo vedere le prove di questo spettacolo che ci sarà domani sera qui al Monumento ai Caduti e poi ancora sabato sarà uno spettacolo di danza verticale qua dove ci sarà proprio dove c'è il monumento, quindi grande suggestione, grande fascino, ve lo presentiamo quest'oggi. Sì, il tuo stadio, Loretta, allora eccolo qui. Simona, buongiorno a te, ciao a te, un saluto a Giancarla, ciao Romeo, buongiorno Maria, gli studenti li abbiamo salutati, tra poco ritornano in classe.
Maria Luisa, un saluto anche a te. Dicevo, gli studenti tra poco tornano in classe perché quello di oggi è la seconda prova e poi la settimana prossima ci sono gli orali e poi per loro la maturità va mandata in archivio. Buongiorno al nostro poeta. Mentre le temperature pian piano si alzano, che sia un buongiorno a tutti voi, cari amici di Ciao Como. E a te. Ciao Mario, buongiorno, un caro saluto al nostro poeta, che ormai è diventato un appuntamento fisso, senza di lui non ce la facciamo. Ciao Stefano, Eudokia, poi c'è la nostra Rosella che dice da Monza, pioggerellina, ah, di sabbia, è fastidiosa settimana scorsa anche qua a Como, anche sì Rosella. Ciao Sergio, ti sporca la macchina, pazzesca. Buongiorno a Rosina, poi un saluto a Loredana, Jean-André da Seianza, pioggerellina tutto il giorno, anche lì in Francia. Buongiorno agli nostri amici della Francia che come sempre ci seguono e sono come sempre molto molto affezionati, grazie davvero. Un saluto a Damiano, un saluto anche alla nostra Dolores, ciao Dolores, buongiorno. Giuseppe, Paolo, 23 gradi saranno, nuvole anche. Ecco però qua Paolo, guarda, guarda qua, mentre stiamo parlando è uscito un raggio di sole in mezzo alle nuvole qui davanti a noi. Quindi ciao Giuseppe, un saluto anche all'amico Paolo di Saronno. Ciao Lucia, buongiorno a Raffaella dalla Val Cavagna, da Cusino. Lorena, buongiorno. Anna, anche lei dalla Francia, buongiorno. La nostra Dolores, 22 gradi e le nuvole non ci lasciano, è vero Dolores, è vero anche Loretta, ma devo dire che insomma è uscito il sole. Beh, sembra strano, ma il sole in questo momento è uscito. Vabbè, dicevo, a mezzogiorno vi facciamo vedere questa cosa bellissima del monumento dove domani sera faranno uno spettacolo di danza verticale, proprio sì, danzeranno lì, sì, lo so che sembra, ecco, danzeranno chiaramente imbragati, in sicurezza, vi faremo vedere anche questo spettacolo domani sera, quindi l'appuntamento con questo show. Dolores, buongiorno, ciao Lorena, ciao anche a Fiorella, ad Anna, a Valeria, ciao, buongiorno a te, un saluto ancora del sole, dai sole che devo abbronzare, però Loretta è già andato via. Le nuvole hanno già cancellato e hanno subito fatto sparire Loretta, vabbè. Addolorata, buongiorno, buongiorno a Milena, Fiorella, Silvana, Giuseppe, Paolo, buongiorno Lucia, Raffaella e dalla Val Cavagna, la nostra Dolores l'abbiamo salutata, salutiamo ancora Angela che ci dice che oggi è il giorno più lungo dell'anno quindi questa sera buio tardi tardi. Ciao Angela, Salvatrice, Andreina, Milena, buongiorno, Francesca e ancora Loretta che chiedeva il sole, ma il sole Loretta se n'è già andato. Allora guardate, la giornata però così, non proprio brutta brutta, un po' di nuvole comunque sì, e il sole che è uscito pochi minuti fa è già stato coperto un po' dalle nuvole. C'è una brezza sicuramente che è anche piacevole, devo dire, 22 gradi, 20 gradi, 22 sì, questa mattina si sta bene, è una brezza però che arriva dal lago che è bella intensa. Alle 4 a Caslino pioveva, ci dice Rosina. Buongiorno a te, un saluto a Cosimo e ancora un in bocca al lupo anche a tuo figlio Cosimo. Ieri insomma siamo stati uniti da questa cosa anche oggi, che è una seconda prova. Dolores, un abbraccio alle nostre sciure Ornella, la sciuralita che ieri ha festeggiato il suo compleanno. Secondo giorno Cosimo, oggi sì, infatti. Buongiorno Roby, ciao anche Mario, buongiorno Daniela, Andreina, Salvatrice, Milena, Addolorata e Fiorella. C'è anche Anna, c'è Ferni, buongiorno, buongiorno a tutti. E anche Joe e poi Cristina e poi Patti, buongiorno, ma vuole piovere? No, Patti, non sembrano avvisaglie di pioggia, piuttosto una giornata di nuvole, sì, ma di pioggia direi no, qua sopra Brunate. È uscito, il sole proprio mentre stavamo facendo il video del buongiorno, poi se n'è andato, ha deciso che le nuvole. Va bene, buongiorno Emily, in bocca al lupo a tuo figlio, a tutti i ragazzi, grazie. Erano emozionati ieri, devo dire, i ragazzi e in effetti è stata una giornata molto particolare anche per loro, quindi un saluto. Ieri, scusate, è una cosa un po' personale, ma giustamente
La maturità avviene una volta nella vita e quindi sono dei momenti molto molto particolari, anche poi Cosimo e altri amici ieri ce l'hanno ricordato. Va bene, Maria Grazia, ciao Rosina che dice in 7:30, ok, ciao Dolores, anche lei ci ricorda che sono le 7:31, monumento ai caduti, noi ci vediamo a mezzogiorno qua, ricordatevi perché domani c'è questo grandissimo spettacolo in verticale, una cosa molto particolare, Emily e Patti, Joe e Ferni e poi Ramona, buongiorno. Meno male che è giovedì, la settimana è quasi già fin quasi. Maria Rita, alle 5 pioveva, sai che questa cosa, boh, è tutto asciutto però qua, come, boh, non so se ha piovuto anche qua, è tutto proprio asciutto, non c'è proprio alcuna traccia di pioggia. Buongiorno a Jack, ciao Luca, Maria Grazia, Rosina, ragazzi è tutto, ci vediamo a mezzogiorno qui, buongiorno, sono le 7:32, grazie Margherita. Dicevo, ci vediamo a mezzogiorno qui perché domani appunto abbiamo un grande show qua al Monumento ai Caduti dove siamo in questo momento. Pioveva sabbia, ok Jack, ecco che è bruttissima la cosa, però devo dire che qua ci sono delle macchine che però non sono sporche di sabbia come qui alla zona dello stadio, quindi no, non lo so, non mi pare che qui ha piovuto sabbia perché si sarebbe visto evidente sulle vetture, sulle carrozzerie. Va bene, l'elura de Sarasue è a Tagheresun, ciao Loretta, ciao Adriana, Maria, allora a Sarumse e ci vediamo a mezzogiorno, ciao a tutti ragazzi, buongiorno.